Budapest accoglie Donna Ventura per la prima volta. Budapest è la capitale dell'Ungheria, nella quale oggi abitano circa 2 milioni di abitanti, divisi tra le due parti geografiche della città. Da una parte Buda, la città antica, nella quale vive circa 500.000 di abitanti. Dall'altra Pest, la parte moderna, nella quale vive il restante 1,5 milioni di abitanti. È una città bellissima, elegante, caratterizzata da uno stile eclettico. L'Ungheria si trova proprio nel cuore dell'Europa, è grande circa un terzo dell'Italia e ha una popolazione di 10 milioni di abitanti più o meno. Il territorio è per lo più pianeggiante e collinare, non ci sono rilievi di grande entità, tant'è che la cima più alta raggiunge appena i 1000 metri. La valuta ufficiale dell'Ungheria è il fiorino ungherese e 1000 fiorini corrispondono a poco meno di 3 euro. Il Parlamento è il simbolo per eccellenza di Budapest. Si trova adagiato sulla riva del Danubio, dalla parte Pest della città. È un vero e proprio capolavoro di architettura neogotica e la sua simbologia racchiude tantissimi significati. Basti pensare che è alto 96 metri, proprio come la Basilica di Santo Stefano, proprio per preservare quel rapporto tra il sacro e il civile. Ancora oggi, al suo interno, opera l'Assemblea Nazionale Ungherese. Il tram che ha appena passato è la linea numero 2, il cui percorso è particolarmente suggestivo ed interessante perché si snoda seguendo il fiume Danubio. Questo è il Ponte Margherita e unisce le due parti della città, quindi Buda e Pest. Castello di Godolo, praticamente una delle residenze, la residenza preferita della principessa Sissi, tant'è che qui ci è passato circa 2000 notti, equivalente in anni a 5 anni e mezzo. Raggiungeremo il castello di Buda, ovvero il nucleo storico della città e il celebre bastione dei pescatori. Andare a fare colazione nella pasticceria più antica di tutta la città di Budapest, la pasticceria Zsarbó. Siamo molto curiose di vedere cosa ci troveremo dentro. Un tè e un dolcetto che ha la forma di una rosa. Che sciccheria! Pensate che in questa pasticceria ci veniva spessissimo la principessa Sissi. Sto assaggiando la torta Zsarbó, una ricetta tipica di questa antica pasticceria. E questo è il mercato centrale di Budapest. In Ungheria la cucina è molto piccante, infatti qui troviamo tutti i tipi di paprika. Abbiamo trovato questo artista che sta dipingendo Budapest, lei è originaria delle Hawaii, che sicuramente è uno dei miei posti preferiti in assoluto. Questo è il monumento delle scarpe, realizzato per commemorare i 60 anni dall'Olocausto. Proprio qui, sulle sponde del Danubio, furono diversi gli ebrei giustiziati e costretti poi a gettarsi in acqua. Questa era una
una vecchia fabbrica dismessa. Hanno aperto un piccolo caffè, un piccolo bar che ha avuto successo, l'hanno arredato con tutte cose riciclate di recupero e adesso è uno spazio enorme dove si può ballare, bere, musica dal vivo, quindi molto molto divertente. Qui trasferiamo velocemente tutta la nostra Budapest. Abbiamo deciso di prendere questa ruota panoramica per vedere Budapest dall'alto ed è veramente magnifica. Pensate che è una delle attrazioni più apprezzate dai giovani, infatti da qui la vista è a 360 gradi, veramente bella. Andiamo a casa di amici a preparare una cena ungherese. 5 cuoche italiane a Budapest. Cuoche è una parola grossa. Stiamo andando alla scoperta delle grotte di Palm, circa 33 km di caverne che si estendono sotto Budapest. Fighissimo, siamo già scesi 7 metri sottoterra. Siamo all'interno delle grotte di Palv, cioè un sistema di cunicoli che si estende proprio a pochi chilometri dal centro della città di Budapest, infatti l'accesso è sulle colline di Buda. Una serie di cunicoli stretti, difficili, angusti che si estendono per circa 33 chilometri e che in tempo di guerra hanno anche avuto la funzione di rifugio durante appunto gli attacchi nemici. Non ero mai stata nelle grotte, devo proprio venire in Ungheria per vivere questa esperienza unica, sono contentissima. E pensare che queste grotte sono state scoperte solo a metà del secolo scorso. Queste sono le cose che piacciono a me. Beh, questa sì che è avventura. E non è finita qui, l'avventura continua a bordo di un carro armato. Segui nei bosco. Paracadute, parapendio, segui. Cosa mi manca? Niente. Anche noi ci stiamo abituando alla tisana ufficiale. Ed è pure buona. La e-bike è perfetta per andare alla scoperta dei dintorni della capitale. Luogo iconico di Budapest in cui dalla fine dell'Ottocento venivano a trovarsi poeti e scrittori. È un luogo di incontro molto speciale. Andiamo a fare il canoa sul Danubio. Ci siamo. Bene. Siamo pronti a pagaiare. Questa è la Strudelhaus di Pest,
La specialità ovviamente sono gli strudel sia dolci che salati preparati al momento. La zuppa di ragù nel pane. La mia zuppa invece è con i gamberi. Nella casa dello strudel e oggi assaggeremo uno strudel salato ripieno di salmone su un letto di asparagi. Una prelibatezza. Questo invece è lo strudel dolce accompagnato dal gelato alla vaniglia. Budapest è una città ricca di sorgenti termali e questi sono i bagni seceni. Alla sera la città si veste di luci e cambia aspetto. Sono molti i locali tra cui scegliere per cenare o anche solo per bere qualcosa. Budapest si conferma una meta ideale per un viaggio o anche solo per un weekend lungo, perfetta per chi vuole respirare la storia secolare, ma anche per i più sportivi, dinamici e curiosi. Una città tutta da scoprire.